ciao a tutti, buona serata. E ringrazio subito il PIP per questa occasione e anche voi per il tempo che avete dedicato. Questa sera vi parlerò di User Centric Monitoring, vi spiegherò che cos'è, come lo abbiamo diciamo identificato, l'approccio, che problemi si è risolto e come abbiamo proposto di risolvere il problema dell'User Centric Monitoring. Bellissima la vignetta, non so chi l'ha disegnata, ma... Non c'è la ragazza che l'ha fatta, perché adesso la... Però, nella mia presentazione bruttissima, ci saranno altrettante bellissime vignette disegnate invece dalla nostra famiglia. Intanto mi presento rapidamente, sono Andrea Bisello, sono un appassionato di tecnologia dall'epoca del DOS, del 6, del Nintendo 8-bit, conosce insomma. Ho avuto un passato di lavoro nel customer di Envisiontron, l'azienda in cui attualmente lavoro, poi vi presenterò. Ho alcuni anni di esperienza in sviluppo e tecnologie diverse e penso che questa accoppiata customer care e sviluppo sia un ottimo ibrido per occuparsi poi di quality assurance, soprattutto in un'azienda di informatica. L'azienda dove lavoro appunto ha sede in Piazzola sul Brenta, esiste da quasi 20 anni e attualmente noi sviluppiamo un DAM, cioè un sistema centralizzato di gestione dei contenuti digitali, sul quale poi applichiamo sopra dell'intelligenza artificiale per dare un valore aggiunto ai contenuti dei nostri clienti. E in passato ci siamo invece fatti strada con le tecnologie flash, che adesso faranno leader perché sono sicuramente dei peccati, però 10 anni fa era l'unico sistema per avere programmazione su web e questo ci ha permesso di sviluppare una piattaforma di video collaborazione online che non aveva bisogno di installare alcunché. A parte tutte queste ciacole, andiamo al dunque. Vi parlerò di user-centric monitoring. Di monitoring ne esistono di tanti tipi, e sicuramente i più conosciuti sono quelli di tipo tecnico o di tipo funzionale, quindi l'interfaccia e via discorrendo, però non dimentichiamoci che monitoring, inteso come processo per capire se qualcosa sta funzionando o meno, quindi è una cosa estremamente importante a livello aziendale, esiste ad esempio anche in tipo business, quando voi comprate qualcosa su Amazon, il monitoring fa sì che dall'acquisto fino alla vostra ricezione del prodotto tutto debba funzionare al meglio. Poi ce ne sono altri mille questa unità di misura universale, tipologie che in funzione del nostro business possono coesistere. Qua dentro probabilmente sviluppatori o comunque persone che se ne intendono un po' di informatica, e quelli più famosi tipi di monitoring saranno sicuramente quelli di sistema per applicazione che ci permettono di rispondere a domande del tipo dal disco del server è pieno o non è pieno, la RAM funziona, MySQL è su, PHP è su. Questi due tipi di monitoring sono molto utilizzati nelle aziende di informatica perché probabilmente loro ci fanno dire beh, è fantastico, questo sono i nostri sviluppatori, dicono se l'application monitoring ci dice che tutto ok e il system monitoring ci dice tutto ok, implica che i nostri clienti sono tutti contenti. Però aspetta, tutti chi? Ci stiamo dimenticando di una parte fondamentale del sistema e del PIC che vi sto portando. Dietro a quella simpatica facciona ci sono loro, ci sono i nostri clienti. Non so se a voi è mai capitato di trovarvi in questa situazione, cioè lato sviluppo, lato tecnico, tutto sembrava funzionante, ma ai clienti qualcosa non stava funzionando. Perché arriviamo a questo punto? Perché ci siamo resi conto nella nostra storia che se il monitoring di tipo applicativo e il monitoring di sistema dice che tutto è ok, effettivamente per i clienti è tutto ok, ma solo in una specifica condizione molto difficile da raggiungere, cioè che ci sia solo un team di lavoro, oppure che se non c'è solo un team di lavoro, queste persone riescano a parlare in modo perfetto tra loro, in modo da non avere, da non entrare nel dubbio e dire beh, io sono convinto che il mio collega stia facendo qualcosa che non lo sta facendo. Più le aziende diventano grandi, soprattutto quelle in informatica, più i processi sono difficili da mantenere perché appunto c'è questo problema di comunicazione tra i vari team. In un sistema più complesso succede questo, appunto quello che vi ho appena detto, soprattutto quando si comincia a portare pezzi del nostro software su cloud, quindi su architetture su cui noi non abbiamo padronanza e dobbiamo in un certo senso fidarci del fatto che questi sistemi siano su perché mantenuti da aziende terze. Il problema è che siccome nessuna azienda di solito non è un onlus, le aziende sviluppano per vendere e chi paga sono i clienti finali, non sono i tecnici che ci lavorano dentro. Quindi già qua possiamo capire che non è del tutto bello fidarsi di solo delle aziende terze che sviluppano.
E perché quel tipo di monitoring ci porta a questo tipo di problemi, appunto. Intanto non è detto che il monitoring tradizionale che noi abbiamo riesca a identificare tutti i problemi che i nostri clienti stanno subendo. Poi non è neanche detto che se ci sono problemi, questi siano davvero un problema per i clienti, perché se ad esempio il monitoring di tipo applicativo ci fa capire che il disco di un server è pieno, cominciamo a lavorarci, ci si concentra su quello, si perde il focus di quello che sta subendo il cliente e che magari che il disco sia pieno e il cliente non interessa niente perché c'è un altro che si sta riempendo e quindi in quel momento non c'è il servizio. E soprattutto l'esempio che vi ho appena fatto mi porta a capire che con che priorità risolviamo i problemi se i sistemi di monitoring applicativo di sistema ci fanno capire che c'è qualcosa che non va. Quindi ad esempio se c'è il disco pieno oppure c'è un problema di rete, quale di due sistemiamo prima? Se noi lo affrontiamo dal punto di vista dello sviluppatore finale, commettiamo l'errore di pensare solo dal livello tecnico e non di pensare a livello dell'utente finale. Questa vignetta qua, a me piace tanto, non so se si capisce subito, è un po' un paragone della Francia fine 800, della regina Antonietta, dove praticamente secondo i sistemi di monitoring della regina Antonietta e il sistema stava funzionando perché anche se non c'era pane stava producendo brioche, quindi il sistema funzionava, peccato che la sua gente moriva di fame. Però per il monitoring del sistema applicativo tutto era a posto, invece evidentemente così non era. E questo ci porta a questo tipo di monitoring, cioè dobbiamo cambiare un po' l'approccio, cioè mantenere i monitoring applicativo di sistema che ci sono, perché sicuramente sono la base per capire che cosa sta succedendo. Però dobbiamo cominciare a spostarci dal monitoring qua a un monitoring di là. Cioè dobbiamo porci il problema se le cose stanno funzionando per i nostri utenti finali e non per i team di tecnici che lavorano all'interno dell'azienda. Quindi praticamente noi volevamo ottenere questa cosa. Volevamo determinare come i nostri clienti utilizzano il nostro prodotto. E poi avere un sistema che verifichi che le aspettative dei nostri clienti siano soddisfatte e un sistema di dashboard e di alert incomodo che ci avvisi quando qualcosa non sta funzionando. Innanzitutto qua parte un primo cambio di mentalità. Cioè, chi è che risponde alla domanda cosa fanno i nostri utenti? Nelle vostre aziende chi si pone il problema di come gli utenti utilizzano il prodotto? Nelle aziende, soprattutto quelle piccole, c'è una sovrapposizione tra il fatto che chi sviluppa decide anche come i clienti utilizzano il prodotto. Questo invece non è vero. Perché nelle aziende più grandi è la parte business che sa come il cliente utilizza il prodotto, non è la parte dei tecnici. E quindi il fatto che il sistema di monitoring venga sviluppato dai tecnici stessi è come controllare se stessi, non sempre funziona questa cosa. Infatti il nostro approccio è stato quello di prima capire con sales, quindi chi vende, chi dà supporto e poi anche chi fa il business dell'azienda, perché i nostri clienti utilizzano il nostro prodotto. Semplificando, che cosa fanno i nostri clienti? Utilizzano, gestiscono contenuti digitali o con una dashboard, quindi una web application, pure con le integrazioni sfruttando le nostre API. I nostri clienti si aspettano che il nostro prodotto funzioni comunque, sia da un punto di vista tecnologico, quindi telefoni diversi, tecnologie diverse, browser vecchi, Internet Explorer 9, cose del genere, ma anche geograficamente, cioè che sia veloce dappertutto. E questa cosa, sottolineo, non lo dice chi sviluppa, lo dice chi lo vende, che è ben diverso come approccio. Allora io vi parlerò di come abbiamo affrontato questa cosa e vi snocciolerò un po' di approcci che abbiamo adottato, di soluzioni che abbiamo trovato, anche per confrontarmi con voi su come voi andate ad affrontare gli stessi problemi. Allora appunto abbiamo detto, visto come una volta capito come i nostri clienti utilizzano il nostro prodotto, essendoci interfacciati con vendite, con supporto tecnico e con l'amministrazione, abbiamo capito che noi dobbiamo fare cosa per realizzare un monitoring applicativo. Dobbiamo automatizzare quelle che sono le procedure che effettuano i nostri clienti, qualsiasi essi siano. Nel nostro caso, noi dobbiamo automatizzare dei test cases basati su chiamate REST o poi integrazioni della nostra web application, perché i nostri clienti hanno la loro web application, supponiamo il loro Google Drive per capirci, dove gestiscono le loro robe e poi possono anche fare delle integrazioni. Allora abbiamo detto, ci sono una marea di software di monitoring, noi andiamo appena abbiamo fatto. In realtà, dopo una ricerca, ci siamo resi conto che il monitoring è centrato sull'utente, essendo una cosa estremamente custom, non ci permette di identificare un prodotto già fatto, proprio perché
La serie di logiche che vengono sviluppate sono fatte in modo sartoriale sull'utente finale. Quindi ce le siamo costruiti. Con cosa? Adesso vi spiegherò un po' qual è stato il nostro approccio. Allora, intanto avevamo la necessità di interagire con le nostre API. Noi abbiamo una serie di API che permettono l'integrazione, ad esempio caricami questo contenuto, condividi questo contenuto a questa persona, erroro questo contenuto convertito in un certo formato. Abbiamo utilizzato queste tre tecnologie principalmente. Allora, Robot Framework forse è una tecnologia che non conoscerete, adesso vi spiego quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Python e Scala, e adesso vi spiego perché queste tre. Non dobbiamo ritornare in questo problema qua. Anche in questo caso allo sviluppatore potrà venire in mente che stiamo testando le API. Noi non stiamo facendo un monitoring di tipo applicativo, non stiamo testando le API, stiamo sfruttando le API per riprodurre i casi d'uso dei clienti. Perché che le API funzionino, se dopo il caso d'uso del cliente non funziona, è il cliente che è quello che paga, non interessa niente che le API funzionino. Quindi dobbiamo stare ben attenti a questa cosa. E poi dovevamo interagire anche con il browser, essendo una web application, abbiamo utilizzato queste tecnologie per l'interazione con il browser. Adesso ve ne spiego in rapidità quali sono i pro e contro che abbiamo identificato nell'utilizzo di queste tecnologie. Intanto Robot Framework è un tool di testing generico, open source, è sempre sviluppato da Nokia, da tanti anni fa. Spero che non sia fallito tutto per colpa di questo strumento. È uno strumento molto facile da usare per chi non ha esperienza di programmazione. Quindi se in un sistema vogliamo effettuare degli automatismi, ma non abbiamo delle persone estremamente competenti, lo possiamo utilizzare anche con un approccio molto diverso, un approccio a keyword. Cioè, tutti questi comandi che leggete qua, che sono scritti in un semplicissimo file txt, vanno a chiamare dei processi Python sotto che eseguono delle cose. Ma questo tipo di tool di test è molto generico. Può guidare il browser, può fare connessioni FTP, può connettersi a database, può mandare email. Quindi scrivendo questa serie di keyword noi possiamo eseguire dei test che ci danno un successo o un fallimento e andare quindi a replicare dei casi d'uso dei clienti nel momento in cui non abbiamo una grande competenza informatica. Invece abbiamo adottato le altre tecnologie, quindi Python e Scala. E Python perché è un linguaggio di alto livello e quindi ci risulta molto semplice scriptare le interazioni che fanno gli utenti finali. E quando si scrivono test, almeno per la nostra esperienza, a noi non interessano le potenzialità che hanno linguaggi magari come può essere Scala. Non so se tutti conoscono Scala, non ti ho mai sentito parlare. È un linguaggio che esiste ormai da un decennio, però e sviluppa bytecode come Java, viene interpretato dalle macchine di virtual machine di Java e introduce dei paradigmi diversi, quindi ad esempio anche funzionali, quindi ci permette di scrivere in un modo un po' più agevole. Nella nostra azienda l'abbiamo adottato per velocizzare lo sviluppo delle applicazioni. Però quando andate a scrivere test, per quella che è la nostra esperienza, ci conviene utilizzare il linguaggio più comodo possibile, proprio perché non abbiamo la necessità di essere così strutturati a livello dati, ci interessa scrivere molto velocemente. Perché allora c'è anche Scala per mezzo? Semplicemente perché nella nostra piattaforma abbiamo l'SDK scritto in Scala, quindi ci viene comodo poter sfruttare i modelli per fare le interazioni. Quindi cosa vi sto dicendo? Abbiamo usato quello che c'era più comodo per raggiungere più velocemente possibile il risultato che ci serviva. Soprattutto perché le interazioni che fanno i clienti cambiano molto spesso col maturare del prodotto. Alcune cose vengono aggiunte e alcune cose vengono tolte. Quindi c'era necessario essere più veloce possibile. Selenium invece, che ve lo mostravo qua, è un po' lo stato dell'arte per l'interazione con il browser. Sempre più applicazioni hanno una dashboard che gira sul browser, quindi lavorano sull'HTML. E questo tipo di strumento, sviluppato addirittura dal 2004 in continua manutenzione nelle sue varie versioni, ci permette di fare cose come quelle scritte lì. Ad esempio, apri questa pagina, trovi il mio bottone, scrivi il mio testo, schiaccia e vedi se nella pagina esistono testi che non interessavano.
Una cosa molto bella di Selenium, che ci è diventato molto utile, è che Selenium espone API in tantissimi linguaggi di programmazione, quindi può venire adottato da praticamente qualsiasi sviluppatore, perché l'API è Java, C, Python, anche JavaScript, quindi qualsiasi linguaggio voi utilizzate, potete utilizzare Selenium per automatizzare il browser. In più, Selenium ha uno strato intermedio di driver che vi permette di comunicare con i veri browser, perché l'approccio di questo tool qua è molto potente, in quanto lui non fa nessuna emulazione del browser, lui pilota il browser reale. Quindi se avete una regressione introdotta da una nuova versione di browser o volete provare browser diversi, con questo qua state automatizzando la vera esperienza utente dell'utente finale, che è la cosa fondamentale. Abbiamo utilizzato in passato spesso anche le macchine virtuali, internet, queste cose qua, però soprattutto nel campo multimediale, quindi video e audio, cose del genere, è molto importante non emulare, ma usare se possibile le vere tecnologie che hanno in mano gli utenti. Un test che si potrebbe fare con Selenium è questo: gli si può dire, aprimi, vai su Google, mettimi il programma Simpago, vedi Simpagina, trovi questo test, se trovi questo test Google sta funzionando. Ovviamente Google viene detestato così, immagino, da queste cose. E se, esattamente, se la vostra applicazione però è una cosa del genere, voi dovete dire, beh, cliccami la casetta, cliccami stanze, adesso sta funzionando. Ci sono cose per cui Selenium viene aiutato non dalla logica, ma da quello che, dalla visuale. Cioè, ci siamo resi conto che se una cosa non riesce a spiegarla, copiala. Nel senso che se è troppo complessa da scriptare, basati sulla sua versione immagine. Quindi in questo caso noi potremmo dire schiaccia qua e vedi se nello schermo c'è questa immagine che mi fa passare il testo. Vi faccio un esempio, questa è una parte della nostra dashboard, qui abbiamo un contenuto, abbiamo degli utenti in condivisione, delle cartelle e degli share esterni. Questa non è una normalissima nostra interfaccia. Mi sono perso una slide. Mi stavo dicendo che in questa interfaccia ci sono le condivisioni delle cartelle degli utenti. Non so se qualcuno ha visto il colpo d'occhio per vedere che è sbagliata. Però se io vi dico di trovarmi un bug in questa interfaccia non la troverete mai, perché guardarla è giusta. Ed è qui che ci serve l'interazione basata su screenshot, perché c'è una differenza. È qui. A un certo punto questo logo aveva un tipo di. Questa immagine aveva un tipo di zoom e questa immagine ha cambiato zoom. Ma se voi mettete uno sviluppatore a fare questo tipo di test non se ne accorgerà mai, perché quello che sta vedendo è giusto. E quindi l'approccio basato sul controllo di visuale ci risolve questo tipo di problemi. All'utente finale interessava che si vedesse così, perché così era abituato a vedere. Poi abbiamo avuto il problema anche di capire se le nostre performance erano buone in giro per il mondo. Quindi che cosa abbiamo adottato come tecnologia? Abbiamo intanto ci siamo appoggiati su Catchpoint con un'azienda esterna. Io non prendo percentuali da fare pubblicità. Catchpoint che cosa fa? Ha un insieme di nodi in giro per il mondo ai quali possiamo chiedere di aprire dei siti, di fare dei test, e lui ci tira fuori le performance da tutte quelle location. Una cosa molto buona di Catchpoint è che ha dei nodi con ottime capacità anche in Cina. Quindi se avete clienti, avete business in Cina, sapete che lavorare dentro la Cina è abbastanza difficile perché c'è un firewall statale molto invadente e le performance se lì sono difficili da determinare. Con Catchpoint potete andarci dentro perché hanno dei nodi dentro. Noi abbiamo voluto fare qualcosa anche di nostro utilizzando l'infrastruttura di AWS. Non so se conoscete le Lambda e l'IP Gateway. Praticamente nel cloud di AWS voi potete istanziare dei nodi in giro per il mondo che vanno ad eseguire del codice. Noi utilizziamo molto questo approccio perché vi viene a costare molto poco ma vi dà delle performance ottime nella volontà di determinare ad esempio se una chiamata API di un servizio ha performance garantite in un certo livello nei vari punti del mondo. Chiaramente andrete a piazzarli dove è il vostro business principale. Con Catchpoint la stessa cosa che facciamo con Catchpoint ha un costo di 300 euro. Cioè se mi viene a costare un euro con la Lambda, mi viene a costare 300 euro con Catchpoint. Chiaramente Catchpoint però è uno strumento molto più sviluppato, quindi dà un'interfaccia grafica, però noi che siamo sviluppatori possiamo sfruttare l'infrastruttura di AWS. Fantastico, allora a questo punto abbiamo capito che test fare, abbiamo fatto anche i test, ma come li sfruttiamo questi test? Dobbiamo anche vederli. Quindi vorrei una dashboard decisamente invitante che possa coniugare la mia voglia di leggerezza e real time.
pazienza, purtroppo mi è entrata nella testa, non riesco a toglierla. E quindi per fare questa cosa, cosa abbiamo detto? Cerchiamo qualcosa di fatto. In realtà abbiamo trovato, ci siamo trovati bene a farla con Google Firebase. Con Firebase, che è stato acquisito da Google, è un progetto molto interessante perché è partito prima con un database real time e di facilissimo utilizzo, cioè voi avete questo database, ogni volta che sul database succede qualcosa, i clienti connessi ricevono un evento. Quindi con questo database qua viene tanto facile fare dashboard che si modificano in real time, perché voi vi attaccate sul database, ogni volta che qualsiasi sistema scrive dentro ottenete le novità. Quindi noi abbiamo fatto uno script di solo in Python che manda dentro questo Firebase e in poche ore di lavoro abbiamo ottenuto questa cosa, che sarà anche brutta, ma è molto funzionale. E a noi interessa che le cose funzionino, non che siano belle, per chi fa un poliziano. E quindi noi possiamo avere dei semafori che ci vengono modificati in real time e ci dicono come sono prese le nostre piattaforme. Però c'è questa cosa, stare attenti. Ho visto spesso arrivare a costruire sistemi di monitoring estremamente fighi che fanno un sacco di cose e dopo restano là e nessuno si ribada perché sono tutti presi come le bombe, bisogna fare codice, eccetera. E quindi siamo attenti che noi non passiamo le vite davanti alle dashboard. Quindi come abbiamo risolto questo problema? E volevo un sistema di chat leggero, ma decisamente invitante, che possa scrivermi su Slack, ad esempio. Slack è un ottimo sistema di chat, perché è un sistema di chat, probabilmente lo conoscerete molti, ma ha una grande quantità di API che permettono integrazioni fatte molto bene con questo strumento. Quindi, oltre agli sistemi di monitoring, abbiamo fatto le sonde che ci avvisano scrivendoci in chat, come fossero dei colleghi, come fossero delle persone. Questo ci ha risolto molti problemi in merito a dashboard di monitoring dimenticati, perché magari si fa l'aggiornamento, restano lì, dopo un mese non ci pensa più nessuno e devi vedere la divide del cliente, perché in fatalità quella volta che non guardi va sempre a finire male. Oppure abbiamo utilizzato questa cosa molto carina, che non so se riuscirò a farvela sentire, e mi invito Thomas Colmec a aprire la console del browser. Perché se ce l'ho, mi ha fatto sentire una cosa molto comoda. Io non uso il Mac, quindi la faccio benissimo. C'è il slide dei contenuti della presentazione. Ecco, qui il pezzo è anche quello che collabo su Chrome ed eseguirlo. Tutto il pezzo, tutte le tre. Ok, fammi la fiatrice, sì, il nostro studente sviluppatori dovrebbe essere, no, visualizza, ok, studente sviluppatori, sì, perfetto, fammi il corso, tutto qua, cosa? Ciao a tutti, sono la vostra sonda preferita. Se non avete sentito, lo facciamo in sentire, visto che è trash, fa fastidio. Ciao a tutti, sono la vostra sonda preferita. Noi utilizziamo questa cosa che chiamiamo il nostro grillo parlante, perché praticamente cosa succede? Siete incasinati, avete un'urgenza, non avete neanche tempo di guardare la chat di Slack che vi scrive, allora la sonda vi parla. Inoltre, più questa cosa è fastidiosa, più il bug viene risolto velocemente, perché sennò dà un fastidio assurdo, le cose si risolvono per fastidio. Insomma, il sumo di questa cosa, come è andata con questo approccio? Beh, le cose belle, come questo norvegese, è che riusciamo a trovare gli issue prima che si accorgano i nostri clienti. Automatizzando le interazioni dei clienti abbiamo risolto i problemi che avrebbero avuto i nostri clienti. Le tecnologie scelte, Python, Firebase, Selenium, sono andate molto bene. Robot Framework dipende appunto da cosa? Dalla complessità dell'attività. Se avete competenze da sviluppatori, forse vi conviene partire con le tecnologie Java, Python, quello che volete, e non con Robot Framework. Cosa non è tanto bello, come questa cosa sotto qui, appunto quello che vi ho detto, Robot Framework non è adatto alle interazioni pesanti, e il database che abbiamo utilizzato, Google Firebase Real Time, non è pensato per avere delle query. Quindi se volete fare logica dato database non la potete fare. C'è un'evoluzione in corso che si chiama Firestore, che permette anche di avere delle piccole query.
Cosa faremo nel futuro? L'approccio l'abbiamo confermato e verrà mantenuto. Nel futuro ci si concentrerà in questa attività, che è l'idea di user monitoring, perché è sempre più importante mettersi dal punto di vista degli utilizzatori finali. Quindi quando abbiamo utilizzato catch point o le lambda per fare chiamate in giro per il mondo, non dimentichiamoci che stiamo comunque facendo una forzatura. A noi non dobbiamo pensare che se per un cliente una cosa è lenta è colpa sua perché la sua linea è lenta. Dobbiamo dire, beh, se la linea del cliente è lenta, noi dobbiamo fare qualcosa che funzioni per la sua linea. E queste cose le sapremo solo con questo approccio, cioè il user monitoring ci permette di ottenere informazioni degli utenti reali che stanno realmente utilizzando il nostro prodotto finale. Abbiamo visto che con questo tipo di approccio il valore business che diamo con il nostro prodotto e i nostri clienti è superiore rispetto a prima, proprio perché andiamo a farlo funzionare per come le persone si aspettano che funzioni. Io ho finito con la mia presentazione, spero di non avervi fatto prendere sonno. Ci vediamo ancora un po'.